Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Anita Stories. In questo video vi faccio vedere come fare lo slime senza colla, senza borace, senza pretto, senza maschera per il viso, eccetera, eccetera. In più ci sarà un fantastico giveaway per voi alla fine del video. In più vi faccio vedere un mio vecchio slime, come è diventato. Quindi ci sarà una parte ASMR alla fine del video, sempre. Prima però passiamo subito alle ricette di slime senza colla. Innanzitutto vi ringrazio tantissimo per avermene mandato così tante, siete fantastici come sempre. Allora, per la prima ricetta utilizzo dello sciroppo, potete utilizzare anche del miele se volete, se non avete lo sciroppo. Allora, vado subito a versare un po' di sciroppo, questo sarebbe lo sciroppo d'acero, quello che si usa per i pancakes. Mi raccomando, lasciate un like per vedere altri slime video. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 5.000 like. Sarei felicissima. Vediamo se ci riusciamo. In più, aggiungete un pochino di zucchero o se volete del sale, qualsiasi cosa avete a disposizione. Iniziate a mescolarlo. Dopodiché dovete metterlo in freezer per 15-20 minuti. Quindi vado subito a metterlo in freezer e passo alla seconda ricetta, questa volta con la Nutella che ho ricomprato e come vedete già ne manca la metà, chissà perché. Se mi seguite su Instagram avete visto su Instagram Stories che la stavo mangiando con il cucchiaio, non riuscivo a fermarmi. Vabbè, comunque aggiungo un po' di zucchero a velo per fare in modo che diventi meno appiccicosa. Dopodiché dovete iniziare a lavorarla un po' con le mani. Se è ancora troppo appiccicosa, aggiungete della farina oppure della maizena. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e su Facebook, sempre con il nome Anita Stories. Ecco qua, io stavo continuando appunto a mischiarla per bene, però era ancora un po' appiccicosa. Quindi, se è ancora appiccicosa, aggiungete un po' di farina o maizena. Ed ecco qua il risultato finale. Profuma benissimo e ovviamente è commestibile, si può mangiare. Tra l'altro, tutte le ricette che vi faccio vedere oggi sono slime commestibili, me ne sono resa conto dopo aver registrato il video, che sono in realtà tutti commestibili. Quindi, questo era lo slime Nutella, è semplicissimo davvero da realizzare, non avete bisogno di tanti ingredienti. Passiamo subito a quest'altra ricetta in cui userò le caramelle gommose. In questo caso ho preso quelle dei Minions che sono super super carine perché ci sono tutti i personaggi dei Minions. E la cosa assurda è il colore. Ora vi faccio subito vedere di che colore diventano tutte quante. È super strano. Comunque guardate che carini, tanti piccoli Minions. Ci sono tutti i personaggi, ma ora andiamo a scioglierli tutti. Quindi potete metterli nel microonde e tada, tutti sciolti. Ma guardate un po' mescolandoli che colore esce fuori. Bellissimo verde moccio. Vabbè, a saperlo prima messo un po' di colorante alimentare, ma non sapevo che sarebbe uscito questo bellissimo fantastico colore. Comunque, aggiungo un po' di farina, potete usare anche la maizena e iniziate a mescolarlo finché non si solidifica un pochino. Dopodiché dovete metterlo in freezer lo stesso per 15-20 minuti, altrimenti è troppo caldo. Per quest'altro slime uso la farina tapioca, che potete trovare in negozio o su Amazon. La specialità di questa farina è che è diversa dalla farina normale. Vi faccio subito vedere come reagisce, è una figata. In pratica, mettete un pochino di farina, non troppa come ho fatto io, cercate di sciogliere tutti i grumi, dopodiché dovete aggiungere solamente un pochino d'acqua. Poi, se volete, colorate lo slime col colore che volete. Io, come sempre, mi sono macchiata tutte le mani. Con questi coloranti è proprio impossibile, faccio sempre un disastro. Comunque, cercate di sciogliere bene tutti i grumi, dopodiché mettetelo nel microonde per qualche secondo, non troppo. Io l'ho messo per un po' troppo e come potete vedere si è solidificato subito. È fantastica questa reazione perché potete fare tutti gli slime che volete con pochissima farina e poco d'acqua, quindi non dovete stare a comprare colla, borace, insomma, tutte quelle cose. Io purtroppo ho lasciato troppi grumi, quindi vedete che c'è un po' di grumi, però la consistenza è fantastica, ma vi faccio ora vedere che ne ho fatto subito un altro.
senza grumi, quindi ho messo un pochino meno di farina, un pochino meno d'acqua, l'ho sciolta bene e vi faccio subito vedere come è uscito. Dopo che lo togliete dal microonde dovete metterlo un pochino in freezer per farlo raffreddare, altrimenti è troppo caldo. Ho spruzzato un pochino di olio, così diventa meno appiccicoso subito. Ed eccolo qua, questo slime bellissimo, sembra fatto con la colla trasparente e davvero vi serve solo pochissima farina e pochissima acqua, quindi insomma è una soluzione economica perché potete fare tutti gli slime che volete con questo tipo di farina, quindi ve la consiglio assolutamente. Allora, queste qua sono le caramelle gommose dal colore bellissimo. Allora, all'inizio saranno un bel po' appiccicose, vedete? Non rimane attaccata sul dito, però è molto duro da staccare, quindi vi consiglio di spruzzare un pochino di olio e poi, sì, insomma, dovete piano piano cercare di strapparlo dalla ciotolina perché rimane proprio attaccato, vedete? Però devo dire che è stato divertente questo passaggio qua, cercare di staccarlo dalla ciotola mentre si attaccava le mani è stato veramente divertente, non so perché. Comunque, una volta che lo staccate, può rimanere un pochino appiccicoso, ma non che vi rimangono i pezzi di impasto nelle mani, rimane giusto un po' appiccicosino. Vabbè, la facciamo la parola segreta del giorno? Appiccicosino? Ebbene sì, la parola segreta del giorno è appiccicosino. Come sempre scrivete la parola segreta del giorno senza dire che è la parola segreta del giorno. Allora, ho spruzzato un po' di olio così è meno appiccicoso e come potete vedere la consistenza è appunto molto simile a una sorta di fluffy slime, un pochino più duro però. Quindi anche questo ha funzionato, sono tanto contenta. Ora andiamo subito a vedere quello con lo sciroppo o il miele, a seconda di quello che avete usato. Allora, vi dico già che era freddissimo, mi si stavano congelando le dita. Comunque, lo stavo insomma cercando di tirare su, però era ancora un po' appiccicoso, quindi ho spruzzato un pochino di olio, un po'... si era un po' formato, insomma sembrava un po' consistenza slime, però era ancora un po' appiccicoso, quindi l'ho rimesso in freezer per altri 5 minuti, dopodiché vado a prenderlo un po' con le dita. Ecco, come vedete un po' si è formato, sembra un po' uno slime con la colla trasparente, però purtroppo è ancora un pochino appiccicoso. Quindi diciamo che questo purtroppo non ha funzionato come mi aspettavo. Potete sempre giocarci, sì, però vi rimane comunque un po' appiccicoso. Quindi se volete provate voi e fatemi sapere se per voi ha funzionato, che ingredienti avete usato, fatemi sapere tutto nei commenti. E ora passiamo prima all'ASMR, dopo questa parte ASMR ci sarà il giveaway, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine. Vi lascio ora questo fantastico ASMR così vedete come è diventato questo slime. E ci sentiamo fra poco.
Spero tanto che l'ASMR vi sia piaciuto, che vi abbia rilassato un po'. E ora passiamo subito al mega giveaway che ho preparato per voi. Come sapete, mi piace tantissimo regalarvi delle cose ogni tanto, quindi ho preparato questo giveaway per voi e ho scelto io ovviamente tutte le cosine. Spero tanto che vi piacciono perché le ho scelte appunto pensando proprio a voi. Quindi ve le faccio vedere una ad una queste cose. Allora, la prima cosa è un porta, no, come si chiama? Un coso da appendere alla valigia, uno di quei cosi in cui puoi mettere il nome, il cognome e l'indirizzo ed è bellissimo, super brillantinoso, glitteroso. Quest'altro è un pompon con le orecchie da coniglio ed è super super carino e tenerissimo, lo potete appendere allo zaino, alla borsa, dove volete. Poi questo qua è fantastico ed è un caricabatterie per telefono, quindi un caricatore portatile a forma di unicorno ed è bellissimo e poi è davvero utile perché se vi si scarica il telefono lo potete portare sempre appresso oppure per i viaggi lo potete portare appresso, quindi è anche utile. Quest'altra cosina sono delle cuffie per telefono o computer con l'unicornino, volevo prenderle appunto abbinate al caricatore, sono super super carine, super tenere. Poi questa astuccio che c'è scritto I'm super organized e qua potete mettere le penne o il telefono, insomma, quello che volete, è abbastanza spazioso. Poi ho preso questi tre quadernini, uno dice I'm super busy, quello al centro non mi ricordo cosa dice, e l'altro dice I love watermelon. Sono super carini e teneri e pratici e portatili. Poi queste 5 pennine glitter in gel, così potete disegnare o fare decorazioni, quello che volete in questi quadernini. Poi questo è fighissimo, sono le lenti per il telefono, è compatibile con qualsiasi telefono. Se volete fare le foto con le lenti, quindi le foto più da vicino o con la panoramica più grande, insomma non so come spiegarlo, comunque sono tre lenti diverse per fare le foto diverse ed è fighissimo. Poi questo qua in realtà mi ero dimenticata di aprirlo, vi faccio subito vedere cos'è, spero tanto che vi piaccia perché spesso mi dite spesso che vi piacciono tanto queste cose, quindi... Eccolo qua, è uno squishy. Spesso mi dite squishy, mi parlate spesso di squishy, quindi so che vi piacciono perché io vedo sempre nei commenti, insomma, cerco di capire cosa vi potrebbe piacere per giveaway. Quindi ho messo questo squishy fantastico, è una torta, è anche abbastanza grande comunque. Quindi includo anche questo squishy. Allora, per partecipare, siccome ho fatto tanti giveaway su YouTube, voglio concentrarmi questa volta su Instagram e Facebook. Quindi seguitemi su Instagram e su Facebook e pubblicherò appunto più dettagli su Instagram e su Facebook direttamente. Quindi andate subito a seguirmi su Instagram e su Facebook e leggete appunto nella foto che pubblicherò su Instagram e su Facebook. E io spero tanto che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti. Vi mando un bacione enorme. Ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella per vedere i prossimi video.